Capisci italiano o non capisci? Sì, io capisco, questo è lavoro. Allora metti la camera di là. Questo è lavoro. Sì, ma capisci italiano o non capisci? Ma però... Capisci italiano? Vedete questo signore vestito di bianco con le scarpe rosse, anche elegantemente per il contesto in cui si trova? Ha appena provato a rompere la nostra telecamera e ci è anche riuscito, mentre facevamo domande sui roghi tossici e sulla discarica abusiva che ci è stata segnalata da un cittadino romano che abita a due passi da lì. Luigi, ma questo è un incendio a tutti gli effetti? Tutti i giorni può succedere che c'è un incendio, ma poi anche la gente qui soffre, no? Siamo a Castel Romano, località nel nono municipio di Roma, dentro la riserva naturale di Decima Malafede. E quella a cui assistiamo dentro al campo rom motorizzato lungo la strada statale 148, anche conosciuta come La Pontina, assomiglia ad una vera e propria apocalisse, tanto che i romani che vivono lì vicino considerano se stessi dei sopravvissuti. Ti hanno definito Rambo, perché? No, esagerato. È solo che per tutelare i propri beni e la propria famiglia ti devi sacrificare, anche perché le istituzioni dal 2005 alla data di oggi con l'incendio sono state assenti tutti. Lui è Luigi, conosciuto anche come il Rambo di Castel Romano. È un ex poliziotto, oggi in pensione, che vive una sua quotidiana guerra personale contro il degrado, i roghi tossici e per difendere la sua famiglia e la sua proprietà dalla criminalità delle ecomafie. Soprattutto da quando il comune di Roma ha deciso di far nascere a due passi da casa sua un campo rom autorizzato per circa 1000 abitanti, tra moduli abitativi e container provvisori. Stanno vicini e vediamo delle roulotte. Diciamo che saranno 300 metri. Cosa fanno sti vicini di casa? Ma guarda, ci sono incendi tossici, l'ultimo è stato ieri sera. Sono anche intervenuti i vigili del fuoco. Ma si ripete tutti i giorni, sono loro che non hanno orari. Di giorno, di notte, si sente scaricare. Ho fatto anche delle riprese, si vedono che dai furgoni buttano giù roba a non finire. Cioè che buttano giù? Ma buttano giù materassi, buttano giù scarti di armadi. Qualche anno fa sono andato lì e per terra c'è Eternit, oltre 1000 macchine bruciate che più volte li hanno portate via. Che macchine sono? Ma sono macchine provenienti dall'Interland laziale. Cioè... o rubi una macchina per fare una rapina, o rubi una macchina perché ci devi commerciare con i pezzi. Con calma smontano quello che gli serve. Quindi le brucierebbero per quale motivo? Bruciano perché sparisce le impronte digitali loro. È difficile rilevare tracce per vedere la provenienza di queste macchine. Quindi portano le macchine in questo campo, i rom le bruciano, prendono i pezzi e li vendono. Non era difficile prevenire questo. Non parliamo di un campo dove ci sono 3000 ingressi. L'ingresso è unico. Secondo Luigi, che è un ex poliziotto, il campo rom di Castel Romano sarebbe un centro di raccolta di auto rubate, dove poi le vetture sarebbero smontate pezzo pezzo e per non lasciare tracce e impronte di chi le ha rubate verrebbero bruciate. E giustamente Luigi dice: avendo il campo un unico ingresso carrabile, tutto questo traffico si sarebbe potuto impedire da un certo momento in poi. Ma andiamo avanti, perché lì nell'accampamento di Castel Romano le carcasse delle vetture smontate sono solo una parte dei rifiuti che si accumulano da anni inesorabilmente. Gli altri portano all'interno del campo materassi, armadi, portone e li bruciano. È illegale. Tutto il campo è una discarica. Io sono umano come loro, perché io mantengo pulite e loro devono zozzare quello che non è loro. E Luigi è esasperato perché non solo subisce i fumi dei roghi appiccati dentro al campo, ma a volte le fiamme minacciano addirittura la sua proprietà. È un fuoco che mi ha bruciato la recinzione. Qualche anno fa mi è arrivato all'interno del terreno. Mi sono dovuto attrezzare da solo. Guardi, col trattore, 1000 litri d'acqua, gruppo elettrogeno e pompa per spegnere l'incendio. Incendi appiccati? Appiccati da loro. Io mi difendo con questo. Me la sono dovuta creare perché le istituzioni mi hanno abbandonato. Ti sei ingegnato. Luigi ci sta facendo vedere come spegni gli incendi che i rom gli appiccano davanti casa. Vabbè, adesso non allungo il tubo. No, certo. Pompiere, fa da te alla mia proprietà. È capitato di fronteggiare i rom proprio fisicamente? Con chi? Ma è capitato che siamo arrivati alle mani con qualcuno. Si era portata via gli occhiali e una macchinetta fotografica. Siamo dovuti arrivare alle mani perché non me li voleva dare. L'ha presa lui, ma ho preso pure io un cazzotto. Però purtroppo succede. Abbiamo avuto discussioni, mi hanno anche tirato sassi, ma non ho mai fatto denuncia. Da momento in cui negli anni più di 1000 macchine bruciate nessuno è mai intervenuto, che cosa vado a fare denuncia io? Ma Luigi, più che alla propria sorte personale, sembra preoccupato da quello che potrebbe succedere con tutti questi roghi fuori controllo. Ieri sera c'è stato un incendio forte, tremendo. La mia preoccupazione, sa qual è? È che se il fuoco va a finire nella vallata, non lo ferma più nessuno. E visto che al campo rom di Castel Romano delle istituzioni non vediamo traccia, allora chiediamo a Rambo, che ormai è un esperto, di portarci a vedere l'inferno che ci ha raccontato finora. Luigi, qual è il fuoco di ieri sera? Questa è tutta roba tossica. Ma pure i ragazzini ne soffrono, vedi? Tocca seguire Rambo. E non è facile, anzi... il lamiere.
L'hanno bruciato, vediamo un po'. No, ma sono tutti materassi, vedo pure le reti, guarda. Cioè non si respira, paesaggio veramente infernale, c'è tutto, il fuoco, lo schifo, cioè veramente un posto fuori da ogni legalità. Raggiungiamo quella parte del campo che è una vera e propria fogna a cielo aperto. Attenzione che qui è tutto bagnato. Ma che è sta roba? Questa è tutta acqua. Ma acqua, tipo, cioè acqua di fogna, che? Cioè merda. Questo è zuppo di merda, che merda questo, porca troia. Oh, guardate quale paesaggio si apre, è una vera e propria fogna a cielo aperto, guardate. Penso che siano acque di fogna quelle, guarda il colore ti dice tutto. Queste acque vanno giù nella vallata che sarebbe riserva naturale dove gli animali selvatici vanno a bere. E non si sa che cosa c'è dentro insomma quest'acqua. Possiamo chiamarlo un fiume di merda questo. All'interno di una riserva naturale che non è poco. Al campo rom non esistono vere e proprie fogne, così si è creata una sorta di laghetto di merda. Ma i liquami maleodoranti non sono l'unico ostacolo che incontriamo nel nostro percorso. Cioè abbiamo la merda qua, i pitbull di là. Forse è il caso di fermarci. Però andiamo, abbiamo Rambo. No, fammi andare da solo. Vai te? Che fai? Ti sacrifichi per noi? Rambo affronta i cani sciolti senza nessuna paura. Speriamo non assistere in diretta allo sbranamento di Rambo. Ma diretta amico. Guarda. Comunque è un grande, guarda come l'ha ammanziti. Vabbè, è il nero che è insidioso. Abbaia ma si è fermato. Con grande maestria, non possiamo non andare. Dopo tutta sta fatica. C'è una puzza tremenda. Questa è proprio merda, Poltroni, materassi, vedi? Armadi, frigoriferi. Questi sono veri e propri scarichi di furgoni grossi. Qui, ricordiamolo, siamo dentro una riserva naturale. Il mio pensiero sa chi va? A chi ha l'incarico delle istituzioni che fa carriera, prende stipendi e non sa che qui accade questo. Ma poi passano elicotteri, polizia, carabinieri, finanza, guardia forestale. Ma dall'alto si vede meglio, no? Dalla discarica ritorniamo verso la parte abitata del campo. Adesso a bruciare, oltre a materassi, lamiere e rifiuti di ogni genere ammucchiati a terra, è anche uno dei moduli abitativi. Cioè guardate, non ne frega un cazzo, nonostante siamo qui con le telecamere, continuano a piccare fuochi su fuochi, guardate che colonne di fumo nero. Vi assicuro che c'è una puzza che è impressionante. Siamo ovunque, non si respira. Ma com'è possibile che al campo appicchino tutti questi incendi e così vicino alle baracche prefabbricate in cui abitano? Ma siete matti a fare sti fuochi con i ragazzini? No, ma certo, fuochi. È una vergogna quello che fanno qua. Quelli grandi mettono la ragazzina e danno fuoco per questo. Ecco, vedete, è un fumo tossico perché stanno bruciando plastica, ferro. Ieri sera alle 7 c'è un rogo, oggi pieno pomeriggio c'è un rogo. Adesso chiaramente, guarda caso, siamo arrivati noi e spengono il fuoco. Mai bruciate così tanto? No, si brucia da solo! Da solo! E qualcuno viene, fa il fuoco e se ne va! Chi sarà mai? E chi paga, noi paghiamo! Ma voi non riuscite mai a vedere chi viene qua e appicca fuochi? Come fatto quelli zingari di merda? E qualcuno che ha fatto quello? Non siete voi! Siamo noi! No, non sono loro! Non vogliamo vivere così! Non so, ma certo! Ce l'abbiamo anche piccoli bambini, noi non si fanno queste cose! Noi diamo fastidio! No. Nessuno che in questo campo accende i fuochi, nessuno! Per quale motivo siete? Glielo spiego subito. Poi, vogliamo capire, ma come mai intorno al campo ci sono tutte queste carcasse di macchine bruciate, tutti questi rifiuti? Sembra quasi una discarica abusiva. Allora, non è soltanto che scarica abusiva, tutto dipende del comune di Roma, di sindaca di Roma. Noi viviamo qua in mezzo topi, mezzo serpenti, adesso viene caldo, non c'è acqua, tutti i bagni topati. Allora quello chiediamo a sindaca Raggi, che lei risponde su queste cose, che noi siamo in campo Castello Romano. Vengano qua solo, guardano e se ne vanno via. Signora, abbiamo visto, qui intorno è pieno di rifiuti. Cosa hai visto? Carcasse di macchine, rifiuti. Girati là. Vedi come viviamo, dove macchine bruciate? Dove? Signora, stanno qua. Guardi, appena esce dal campo ci stanno. Portano vostri italiani. Stanno là. Vostri italiani. Ma vedete? Portano macchine e li bruciano. Signora, ecco le macchine. Italiani. Dove? Ecco là la macchina bruciata. Ecco, italiani bruciano. Macchina bruciata sta macchina. Questo è italiani che bruciano. Sono gli italiani che bruciano? Sì. Come vengono qua e voi gli permettete che bruciano la macchina? Sì, drogati, abbiamo paura. Vedete, anche qua, guardate qua. Ma chi è che brucia tutte queste macchine? Adesso che non lo so, che ne so io chi le brucia. Detto fra noi, non è che qualcuno qua dentro magari ci guadagna perché smaltisce i rifiuti ingombranti, i rifiuti tossici, le macchine. No. Ma lei cos'è? Un po' il capo di questo campo, no, il leader? No, sono capo. Noi vi accompagniamo per farvi la sicurezza che nessuno vi dice niente. Cioè... No, grazie. Ma chi è che appicca fuochi qua dentro? Chi picchia fuochi? Qua picchiano fuochi tutti, perché ci sono i serpenti, lo sai com'è? No, i serpenti tutto sto casino? No. Quando tu bruci il serpente odora il fumo, loro scappano, non arrivano qua. Voi fate questi roghi per far scappare i serpenti? Sì, qualcuno brucia per far mandare via i serpenti.
Dopo aver sentito alcune scuse poco credibili, finalmente il nostro accompagnatore ci spiega come vanno le cose. Loro fanno i traslochi, loro lasciato il numero in cui dici: guarda, mi fai il trasloco, do 50 euro. E lui non va a scaricare fuori, scarica qua. Che cos'è buono, magari prendo io, prende lei o qualcuno che serve per la casa. Il resto che non è buono li mette là. Poi arriva col deficiente che magari noi stiamo cercando di beccarlo, chi brucia. È una vergogna di tutti quanti noi e anche di quelli che ci guadagnano su questo. A scaricare abusivamente i rifiuti sarebbero alcuni svuotacantine che, in accordo con i residenti del campo, riverserebbero i furgoni all'interno dell'accampamento. E di tutte queste macchine bruciate, invece, c'è qualcuno al campo che ammette da dove vengano? Ma tutti sti rifiuti, ste carcasse, macchine bruciate, ma che è? Cioè? Ah. E rubano, e che cazzo? Ah. E chi è che le porta qua a bruciare? Li portano tutti, non è che li portano uno, ma li portano tutti quanti. Ma come fa? Ma parlano con qualcuno, dice possiamo bruciare? Dove se parli qua ci mazzano tutti quanti. In che senso? Meglio non sapere. Cioè? Lascia stare, me ne vado senso? Via. No, no, aspetta, no, mi incuriosito. Non ti posso fare niente, lasciami stare. Dimmi una cosa, dai, no, sul più bello, non andare sul più bello. Lascia perdere, sono fatto, lasciami stare. Ma qui c'è qualcuno che comanda, che c'è qualcuno. Lasciami fa, vedi che sto preso con la coppia, lasciami stare. L'ultima? Ma così, va, lasciami stare. No, non sono nata qua, ho frequentato scuola qua, ho partorito 5 bambini, è una cosa giusta per te che cresca in questa mondizia, per favore. No. Siamo tutti donati di comune e di tutte le persone. È colpa del comune. Tutti questi rifiuti hanno creato una situazione di degrado pazzesco, dove tutti sembrano ormai abituati al fatto che ci siano bambini piccoli che giocano in mezzo ai topi. Oppure c'è chi gioca a nascondino tra i resti dei roghi tossici. E anche un bene prezioso come l'acqua non è affatto garantito. Secondo te questa acqua è potabile, dai? Beh no, insomma sembra proprio di no. Guarda i cinghiali, i topi, i serpenti, tutto. E ci fanno bere questa acqua. Ma chi la porta qua l'acqua? Il comune viene qua e carica ogni giorno, vedi questo tubo che carica l'acqua. Guarda che tubo, magari dentro ci sono i serpenti, i topi. C'è, ma secondo te è una cosa giusta? Se stanno più a per culo, è inutile che sprecano i soldi così. E girando per il campo ci imbattiamo in un altro rogo. Il secondo in poche ore. Incendi e fumi tossici sono all'ordine del giorno. C'è qualcosa che può esplodere. Sta pure la gomma della macchina, vedi? E mentre stiamo per andare via, la situazione degenera, perché il rogo che ha coinvolto una delle baracche è ormai fuori controllo. C'è il rischio che vada a fuoco tutto il campo. Anche perché oggi c'è il vento. Guardate che fiamme, come si stanno alimentando. Luigi, ma questo è un incendio a tutti gli effetti. Non è che questo, qui accade tutti i giorni. Chi di competenza non è mai presente. Sentiamo la sirena dei pompieri, dovrebbero essere loro. Due automezzi sono arrivati. Capita spesso, eh. Non è un'eccezione. Ecco qua con la pompa, vedete? Ecco in diretta l'intervento dei pompieri. L'incendio era veramente brutto. Caldo bestiale, sente puzza, è tutto abbastanza infernale, eh? Gli stessi pompieri sono in difficoltà, è un incendio complicato. Ecco, adesso attaccano il focolaio da qua. Hanno spento un versante dell'incendio e adesso si stanno concentrando su quest'altro versante. Siamo a Roma, eppure sembra un fronte di guerra. E devo dire che nel giro di pochi minuti, no, stanno domando le fiamme di fronte agli abitanti del campo che assistono con una certa nonchalance a questo intervento. Attenzione, si è aperta una falla sul tubo rosso dell'idrante, si è rotto il tubo, un casino. Pronto intervento? Ecco, il buco è stato sanato. Stanno messo una toppa. A te, a topo, vado a topo. Complimenti per l'intervento immediato. Ma è un incendio complicato, sbaglio? Rendi conto. Ma capita spesso che ci siano incendi in questo campo? Qui spesso. Purtroppo. Complimenti, eh. E mentre documentiamo questa apocalisse di rifiuti in fiamme, arriva qualcuno che non apprezza la nostra presenza. Chi è che accende sti incendi? Che non spegni? Perché ma spegni di fronte a uno spettacolo così? Non capendo. Oh, spegni, carissimo, spegni. Perché dobbiamo spegnere? Stiamo dopo. Sì, mettila là. Allora non capisci? Ma qual è il problema, scusi? Sì, ma metti la camera di là. Metti la camera di là. Oh, allora non capisci. Scusi, dobbiamo documentare quello che sta succedendo. Sì, a me devi documentare. Vabbè, no, metti la camera di là. Lei che sta parlando? Capisci italiano o non capisci? Sì, sì, ho capito, questa parola. Allora metti la camera di là. Questo è lavoro. Sì, ma capisci italiano o non capisci? Ma però capisci italiano? Bravo, brava, visto? Brava, visto? Ti ho detto mettila di là, non capisci? Ma è rotta, ma è rotta. Ma perché si incazza così? Perché? Ma perché vuoi qua ancora? Ma perché, scusi, ma come facciamo a non documentare? Metti la camera di là, perché devi registrare a noi? Vabbè, basta, dai, tutto ciò ci hanno pure spaccato la telecamera. Oh, non si incazzi. C'è su Facebook che hai corso, tutto campo nomadi che hai corso. Vuoi correre di nuovo? Il signore ci ricorda cosa c'è successo presso il campo rom del Foro Italico 2 settimane fa. Corri, 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 questo è matto! Porca miseria, questo c'ha una manca, che cazzo, scappa! Oh. Non scendere i sassi, oh! Ma questo è matto! Questo c'è di resa, oh! Mortacci!
io ho paura se qualcuno mi viene. Quello che uno vi dice, perché mi metti quello? Ti dico, mandate voi qua. Mi fai vedere questo? No, mi faccio vedere. È nuovo? Certo che è nuovo. No, assolutamente no. Vederlo? No. E allora levalo di là, metto di là. È una discarica abusiva dentro un campo rom che è dentro una riserva naturale della regione Lazio, che ogni 5 anni dà una proroga per autorizzare questo scempio. Scempio che, secondo quanto previsto dalla giunta Raggi, dovrebbe terminare nel novembre 2021, ma oggi non si è mossa una foglia. Sono deluso. Più che la disonestà di qualche nomade, c'è la disonestà anche delle istituzioni. Cioè, il primo esposto l'ho fatto nel 2009. A chi? Al comune, al prefetto. E non è successo nulla, non è mai venuto un'anima viva. Dopo ho fatto anche un esposto a Roma Natura, competente della riserva naturale di Decima Malafede. E loro? Non è successo nulla, e però hanno continuato a bruciare macchine. Roma Natura è l'ente regionale che dovrebbe controllare le aree naturali protette del Lazio. Ci eravamo già stati 3 settimane fa per le segnalazioni mandate da un comitato di quartiere sui roghi tossici nella riserva naturale dell'Aniene, a cui l'ente non aveva mai risposto. Guardi, questa è una riserva naturale di vostra competenza. Che mi dice? Che dobbiamo lavorare ancora di più di quello che facciamo. Esattamente sì. Rieccoci qua, torniamo da Roma Natura. Ma questi che fanno? Ma al solito qui a Roma Natura c'è un clima di grande lavoro. Guardate dentro gli uffici, guardate la gente che lavora, che raccoglie esposti, informative sulle riserve naturali da tutelare. Riproviamo a suonare. Niente, qui è mattina, è venerdì, giorno lavorativo, ma c'è un'anima. Dici, perché poi le riserve naturali vanno a ramengo. C'è nessuno? Siamo le Iene, c'è nessuno? C'è nessuno. Oltre che da Roma Natura, nelle settimane scorse eravamo già stati anche dalla sindaca di Roma per denunciare un'altra discarica totalmente abusiva. Pure quella, in un'area protetta nel cuore di Roma. In quel caso era sembrato che Virginia Raggi non ne sapesse nulla. Ringrazio le Iene, ci hanno segnalato 2 giorni fa questa discarica abusiva. Meglio tardi che mai, il comune sta correndo a riparare. Ma invece della discarica abusiva di Castel Romano, a quanto pare centro di raccolta delle macchine rubate nella capitale, e delle condizioni del campo rom che sta proprio in mezzo alla discarica e dei tanti bambini che ci vivono, almeno di tutto questo la sindaca di Roma si sarà accorta. Abbiamo scoperto un'altra discarica peggio ancora di quella sulla Niene, porca miseria. Okay. Una tragedia. Va bene, datemi le immagini. Lei sa niente della discarica di Castel Romano, anche questa dentro una riserva naturale, quella di Decima? Datemi tutto. Ma come, ne casca dal pero, sindaca? Sono anni che i cittadini fanno segnalazioni. Guarda, peraltro è visibile anche dalla pontina, roghi tossici. Purtroppo le discariche queste abusive sono tante. Però, sindaca, come ha visto, ne stiamo smantellando tante. Non possiamo essere delle Iene ogni volta a dirglielo, ci pensi pure lei? Guardi, io ci penso e poi se vuole le do l'elenco di tutte quelle che sto smantellando. Se lei mi manda le foto come ha fatto l'altra volta, noi interveniamo. Guardi, c'è un clima di illegalità che fa paura. Quando siamo stati noi c'è stato addirittura un rogo che si è trasformato in un incendio. Sono arrivati i pompieri, carcasse di macchine bruciate, rifiuti ingombranti. Fa veramente impressione, glielo assicuro. Guardi, sono stata a vedere discariche abusive, non mi racconta purtroppo nulla di nuovo, e si procede con una quantificazione, poi quindi fanno parte di soldi che vengono sottratti ad altri servizi. Lo so, ma non bisognerebbe prevenire e fare in modo che queste situazioni non si accumulino negli anni, perché le assicuro che è una cosa incredibile. Anni, moltissime discariche hanno 10 o 20 anni. Sindaco, però lei, sono 4 anni che è sindaca, insomma, quindi un po' di discariche ormai dovrebbe conoscerle. Infatti, è possibile che questa non l'ha mai vista? Le ho viste tantissime e le sto piano piano bonificando tutte. Beh, chiediamoci perché, se sono lì da tanti tanti anni, addirittura molte da prima che arrivassi io, nessuno mai ci ha messo le mani. Però neanche lei finestra ci ha messo le mani. Comunque, le posso mandare le foto? Grazie. Si sono susseguiti 5 sindaci, è tutta la stessa faccia della medaglia. Cioè, cominciamo da Veltroni, che l'ha creato, sotto Veltroni macchine rubate, Alemanno macchine rubate, Marino macchine rubate, il commissario prefettizio macchine rubate, c'è la Raggi che ha pagato la ditta, ha recuperato macchine bruciate. Mi sa tanto che pure il prossimo sindaco macchine rubate. Ma io mi auguro che cambiano le cose, non perché le cambia il sindaco, ma ci vuole proprio una cultura di cambiamento che il politico non ha. Speriamo che prima o poi in qualche modo le cose cambino. L'inferno dell'altro mondo nessuno lo conosce com'è, ma questo sulla terra l'abbiamo visto e l'avete ripreso. L'abbiamo visto.